Ciao raga, allora ci troviamo di fronte al Ministero dell'Economia e Finanza. È il primo spot che abbiamo trovato perché questa sera nei miei piani, non so quando li penso sti piani, forse mentre studio che sto un po' sclerata, ho detto voglio proprio fare una degustazione di supplì. Quindi ho cercato un posto che facesse supplì strabuoni. Ovviamente dove l'ho cercato? TikTok. Ah. Ovviamente. E hanno consigliato questo supplì Roma. C'erano quattro gusti, sinceramente in realtà speravo, cioè, di trovare tipo proprio 10 gusti di supplì. Pure io, non sono rimasta male. Questo è il classico. Guarda, l'ambulanza sotto. Lucia. Lucia. Con la pazza di sottofondo. No, Alice, ma hai mai mollato sto formaggio? È davvero buono. La parte fuori è proprio scrocchi, perfetta. Io c'ho meno formaggio del tuo. Forse il mio è commozionato, il tuo no. No, so guai. Sì. No, voto 8. Cioè, neanche riempie, sinceramente. Cioè, questo ne mangi. Questo è duro. Ma no. Ah, questo è carbo. Ma sta cremettina. Non me l'aspettavo così buono. Ma sta crema è proprio. Buona è tipo una carbonara tanto formaggio. Cioè, forse. Cioè, non lo so, forse mi stuccherebbe tipo pasta. Sì. A me la carbonara è un po' rotto, eh. Sì. A me questo voto 6 solo perché è fatto molto bene, fuori a scrocchi, la crema è fatta bene, però... A me l'altro, quindi do 8 e mezzo. Allora, questo dovrebbe essere cacio... Comunque quando li apri fanno un figurone. A me cacio proprio anche la pasta non mi entusiasma perché... È riso quello in bianco, col burro. Riso in bianco col burro e il pepe. Però niente di... Voto 4. No, però che mi dispiace... No, 6 perché c'hai capito, cioè non è il gusto, però... È... fatto bene, c'è il suo prezzo. Sai pure io. Questo è l'ultimo, è tipo cacio e pepe, ma non ci ricordiamo con cosa. Non mi ricordo se era tipo limone. Spero sia più buono dell'altro. Boh, non sento differenza. È dolce. È lime. È buonissimo. Ho strasaporito morbidino, questo cioè. Sa un po' pure di... Hai presente quello di patate? Che buono. Questo dolcino. Questo voto 8, ma anche perché cioè è particolare. È leggerissimo poi, perché c'è l'aspro, no? Grande e leggero. Niente, raga, questa era la mia degustazione di supplì. Fatemi sapere quali altri fantastici contenuti vorreste. Un bacione. Ciao raga, allora questo è il nuovo Tatina Day, mi trovavo a Lucca, il giorno prima eravamo andati a ballare, quindi ci eravamo svegliati un po' tardi e molto affamati, non siamo riusciti a fare colazione, quindi l'abbiamo sfogata tutta sul pranzo. Abbiamo iniziato con un bel antipasto misto, ho preso un crostino con i fegatini, poi tanto pane con il salame, poi pane con l'olio e col sale, io purtroppo amo i carboidrati alla follia. Poi abbiamo preso anche, vabbè, delle patate così di contorno, perché c'era davvero tanta fame in tavola. Poi altro pane con altro salame. E poi finalmente è arrivato il primo. Allora, io sono toscana, quindi ne ho mangiati di pici e ne ho mangiati di pici al cinghiale. Questi non erano assolutamente eccelsi. Cioè, abbiamo trovato il primo posto che aveva posto per 5, avevamo fame, ma... Cioè, il cinghiale era buono, però niente di che. Cioè, se non avessi avuto tutta sta fame, sinceramente neanche così tanto mi sarebbero piaciuti, penso. Però ovviamente si sono finiti e poi sono stata in coma da cibo tutto il giorno, tutto il viaggio di ritorno, e la sera a casa mamma ha fatto le cosine un pochino healthy, mi ha fatto questo salmone buonissimo con il latte di cocco, patate, zucca, buono.